Good morning, Italy! Benvenuti! Welcome to Apple Blog number 10. Number 10 has Mac OS X Leopard. No, non sto parlando in inglese, non ci sbatti. Comunque, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Stamattina sono a casa perché ci sono i corsi di recupero. E niente, quindi sono a casa. E stamattina stavo girovagando un po' tra i siti e ho notato varie applicazioni, potrebbero essere un po' interessanti. Spero che vi interessino. Ah, una cosa, volevo ringraziare. Adesso andiamo su, come si chiama? Scusate, mi interrompo di fare una cosa. Ok, volevo ringraziare Mascone o Mask One, non ho ben capito, penso che sia Mask One, però in italiano Mascone, se ci entra magari, prima di domani. Ok, perché ha fatto un videoblog molto interessante, e, a parte che ho notato Ciao a una tutti, nuova... ben ritrovati nel mio Stoppati! Adoblog. Ho notato una nuova funzione di YouTube che è questa, che si chiama abbassa le luci, tu abbassi e vedi solo lo schermo. Non so come si fa ad attivare, gliel'ho chiesto, se qualcuno lo sa me lo faccia sapere, molto interessante. E ha fatto un blog, Volanza, che è questo qua, mi sembra, su Trick and Chips, come le patatine. Come mettere ScreenFlow in HD? E penso, spero di aver messo adesso HD, speriamo sia così. Niente, oggi volevo farvi vedere delle applicazioni tipo iDVD Team Extra. Non sono un'applicazione, ma è un software che permette di avere altri temi all'interno di all'interno di cosa? Come si chiama? Ovviamente sono a pagamento, però mi sembra che qualcosa di gratuito c'era da qualche parte. Vediamo, Free Teams, qua, scusate, parola Free Teams. E esattamente andate su Download for IDD 67 5.2 megabit downloads. Oggi mi piace parlare in inglese. Mi piace, mi piace, mi piace. Ecco, una era queste applicazioni che comunemente ci sono. Vabbè, ci sono vari di extra per varie come si chiama? Dei temi nuovi, diciamo, di iDVD. Io l'avevo già visto, si fanno un po' cagare, ve lo dico, non sono belli, però possono sempre tornare utili. No? Sì. Possono sempre tornare utili. Spero che vi sia piaciuta la seconda puntata di Primi Passi con un Mac. Spero di sì. Ok, facciamo l'installazione. No, stavo controllando una cosa, scusate. Ok, quindi togliamo l'immagine. Ok. E praticamente sono già stati installati, quindi apriamo nostro iDUD, anche stamattina sono anche dislessico. Ok. E facciamo crea un nuovo progetto. Salviamolo qui che poi lo cancelleremo più avanti. E aspettiamo che carichi. Ma non ho mai visto il mio MacBook Pro così lento. Sì, c'è ragione. Questa è una che c'è. Molto bella, molto bella. Se andiamo su qua sulla finestrella troviamo
ora installato dopo tanto tempo e mi va in crash il computer. Dai. Dai. Fanculo, non ci voglio perdere tempo. Posso neanche perdere tempo per la limitazione di YouTube scabrosissima di 10 minuti. Devo trovare un modo per togliere quella cosa. Quel limite. Cosa c'è stamattina sul computer, ragazzi? E fate il controllo, bravo. Ecco, vedi. Team Pack Extra. Questi sono i vari team. Tra l'altro sono anche più che scabrosi perché sono in formato 4 terzi, cioè è una cosa scabrosissima. Su questi sono quelli gratis, però vi dico che io ho visto quelli sempre sullo stesso sito, quelli nuovi, e sono molto belli, però bisogna comprarli quelli. Sì, fanno schifo questi, non c'è niente di... Però questo potrebbe essere tipo fare un video sugli skateboard, molto stile urban. Niente. Teniamo su Firefox. Ovviamente la pagina per cercare quei DVD è questa. Se me la fa aprire. Questi qua. iDVD Team Pack. .com/free per avere quelli gratis, se no ci sono altri molto belli. Un'altra applicazione che è molto interessante si chiama Slot Cam. A me piace fare tipo vedere quelle cam nel mondo. Non so se a voi piace molto l'idea di vedere le cam, non so, tipo a New York, cose così. A me piace molto come idea. Ed è un widget per il dashboard che abbiamo parlato ieri sul funzionamento. Quindi oggi vi faccio vedere proprio. Dovete scaricare proprio da downloads del sito della Apple, semplicemente. Fatemi togliere lo zoom, se non capisco più niente. Ok, down, cancelliamo. Oh, no, non mi fare il telefono. Ok, perfetto. Quindi è stato preso questo qua. Ok, tiriamolo fuori. Cancelliamo. Vabbè, cancelliamo un po'. Facciamo partire il widget. Mentre facciamo installa e mantieni. Lo mettiamo qua sotto. Questa è ancora la impostazione di ieri. E praticamente noi possiamo vedere tipo questa qua, mi sembra, è Times Square a New York. Possiamo avere un refresh. Tipo io, se avete una connessione tipo io ho la fibra di Fastweb che è velocissima, posso mettere tipo un secondo. Mi fa il refresh che è velocissimo. È come se fosse una videocamera. Una figata, ragazzi. Poi ci sono altri tipo Las Vegas, Broadway sempre New York City, oppure San Diego, Daytona Beach in Florida, Trafalgar Square. Andiamo a vedere cosa c'è a Trafalgar Square oggi. Cosa succede? Che casino, ragazzi. Mai visto un casino del genere. Vabbè, molto bella come applicazione, a me piace molto. Come ultima applicazione, se ho abbastanza tempo, volevo far vedere questa qua, che si chiama Wallsaver. È un'applicazione molto bella perché ci permette di mettere gli screensaver che abbiamo salvati sul nostro computer, sul nostro Mac, come sfondi di desktop praticamente. Quindi scarichiamolo scrivendo Wallsaver su Google, io ad esempio l'ho trovato su Mac Update, facciamo download now. Facciamo ok, ovviamente usciamo da Firefox, in questo momento l'ha scaricato e andiamo a installare il file immagine. Facciamo ignora, tanto è inutile. Ok, ci verrà il nostro file immagine, lo portiamo dentro application, come dice qua, e andiamo nelle nostre applicazioni ad aprirlo. Ok, apri e ci verrà fuori una schermata del genere. Noi andiamo su, allora, preferences, possiamo decidere se fare tipo start screen quando
un programma viene lanciato, boom, ci sono. Qui possiamo decidere invece gli screensaver, quelli che abbiamo noi visualizzati, ad esempio il famoso Abstract, oppure i Flurry che voi tutti conoscete. Adesso ve lo faccio vedere, andate su Wallsaver e fate Activated. E vi verrà fuori. Scusate. Oppure lo screensaver come sfondo. Anzi, molto tecnologico, sto scherzando, ci sta. Oppure quello bello della bici che tutti vogliono andare in questo posto fintissimo, fintissimo. Però è molto bello, ragazzi. A me no, a me rende molto un desktop così, ci sta. E niente. Ringrazio tutti per aver partecipato a questo Apple Blog. Ringrazio ancora tutti e alla prossima, ragazzi. Ciao!